Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. Adesso corriamo tutti nella mia aula, dove inizierò a spiegarvi l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è il sangue. Il sangue è formato da una parte cellulare, globuli bianchi, globuli rossi, piastrine, e da una parte liquida chiamata plasma. Il sangue rappresenta circa il 7% del peso corporeo. In un adulto circolano 4-5 litri e il suo movimento e la sua efficienza permettono la nostra vita. Plasma è la componente liquida del sangue, grazie alla quale le cellule sanguigne possono circolare, e costituisce il 55% del sangue. Il plasma è di colore giallo ed è formato per il 90% di acqua e dal 10% da sostanze organiche e sali minerali disciolti. La proteina presente in maggior quantità è l'albumina. A seguire ci sono le globuline e il fibrogeno. Quest'ultimo è una proteina che durante il processo di coagulazione viene convertita in fibrina, in modo da formare i coaguli. Globuli rossi, detti anche eritrociti, sono le cellule più numerose del sangue. Contengono l'emoglobina che conferisce al sangue il caratteristico colore rosso e ha la funzione di trasportare l'ossigeno ai tessuti eliminando l'anidride carbonica che ne producono. Non hanno un nucleo e hanno la capacità di modificare la propria forma in modo da passare anche attraverso i capillari di diametro più piccolo. Globuli bianchi, detti anche leucociti, sono cellule con un nucleo e sono più grandi dei globuli rossi, ma meno numerose. Hanno il compito di difendere l'organismo sia dai batteri e i virus, che quello di produrre anticorpi. Ad esempio, un aumento di globuli bianchi può indicare un processo infettivo in atto. Piastrine. Sono i più piccoli elementi senza nucleo del sangue che hanno la funzione di fermare la perdita di sangue nelle ferite, permettendone la coagulazione. Intervengono quindi nei processi riparativi e di cicatrizzazione. Riassumendo, i globuli rossi ossigenano l'organismo, i globuli bianchi ci difendono dalle infezioni e le piastrine sono essenziali per la coagulazione. Dove vengono prodotte queste cellule? Nei vertebrati, i globuli rossi, le piastrine e la maggior parte dei globuli bianchi vengono prodotti dal midollo osseo rosso. Quest'ultimo non è altro che un tessuto molle che si trova principalmente nelle ossa piatte, come il cranio, le scapole, le vertebre, e nel tessuto spugnoso dell'epifisi delle ossa lunghe. Esiste anche il midollo osseo giallo, presente nella diafisi delle ossa lunghe, che in caso di una grave emorragia l'organismo è in grado di riconvertirlo in midollo osseo rosso, al fine di incrementare la produzione delle cellule del sangue. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.